Presidente Marano, oggi è una giornata storica, l'inaugurazione del polo intermodale, un'opera record nei tempi, ma soprattutto un'opera che rilancerà l'aeroporto e il territorio in chiave economica. Assolutamente, noi siamo molto ottimisti sulle prospettive dello scalo, pensiamo che la realizzazione di quest'opera consentirà veramente un cambio radicale delle abitudini. Oggi possiamo veramente usufruire di tutti i mezzi di trasporto da un unico punto, e un unico punto che si è trovato casualmente in un punto baricentrico della regione, quindi Trieste, Gorizia, Udine, vicinissime, tutte nel giro di 30 minuti, sono tempi che, se si valutano su scala globale, sono tempi da metropolitana. Infatti i treni regionali che arrivano, e ricordo che ci sono 70 convogli sulla linea Trieste-Venezia, ci mettono il regionale 28 minuti, quindi una cosa straordinaria. Presidente, il prossimo passo, l'entrata del partner privato. Può spiegare anche tecnicamente i tempi di questa operazione e le opportunità per l'aeroporto che significa questa operazione? Il percorso del nostro scalo, il nostro piano industriale ha previsto innanzitutto la ristrutturazione aziendale, quindi il risanamento dell'azienda, in secondo luogo gli investimenti in infrastrutture, di cui il polo è la parte, direi, conclusiva per la parte non di volo, perché quest'estate andremo a rifare anche la pista. E il terzo passaggio, quindi 40 milioni di investimenti sui 3 anni, e il terzo passaggio sarà quello dell'ingresso di un partner industriale. Oggi le compagnie aeree si aggregano e necessariamente anche gli aeroporti si debbono aggregare. Noi abbiamo posto dei paletti per quanto riguarda la gara, vorremmo entrare in un'orbita più grande, riteniamo che questo aeroporto abbia tutte le caratteristiche oggi per andare sul mercato, quindi conti in ordine e un'infrastruttura all'altezza dei migliori standard europei. E con il nuovo partner riteniamo di poter fare assolutamente quel balzo che poi tutti i nostri clienti si aspettano, quindi in termini di tratte servite, di hub collegati. Oggi presenti anche esponenti del mondo economico sloveno e anche politico sloveno, abbiamo visto il sindaco di Capodistria Popovic. C'è la sensazione che questo aeroporto serva un'area trasfrontaliera anche? Assolutamente sì, la nostra catchment area l'avevamo un po' smarrita in questi anni, vogliamo recuperarla e riteniamo che Ronchi Trieste Airport sia una porta d'ingresso per una macro area che comprende non solo Slovenia e Carinzia, ma anche Croazia e tutta l'Istria. Siamo una porta d'accesso incredibile, specialmente se si considerano le possibilità che il treno poi offre. Basti pensare che siamo stati approcciati anche da operatori di autobus a lunga distanza, questa è la direttrice est-ovest, e Flixbus per esempio si fermerà a breve sulla linea Nizza-Fiume.